Avanti, dietro la lavagna c'è posto. Dopo l'Italia adesso tocca a Francia e Spagna e la Germania va sotto osservazione. A Parigi e a Madrid il differenziale con i titoli tedeschi vola a livelli record. Picchi pericolosi anche per Belgio e Austria. E oggi Moody's ha declassato ben 10 banche regionali in Germania. È una crisi sistemica, affermano tutte le istituzioni europee. Appare evidente che è l'euro ad essere sotto attacco. E quale modo migliore per colpirlo sul suo lato debole, cioè i debiti pubblici dei singoli stati membri? Ci vuole più politica nel governo economico dell'euro, ha infatti ingiunto il presidente dell'Eurogruppo Juncker. Ma oltre allo spread cominciano a volare anche gli stracci, stavolta in direzione Berlino e Parigi. Secondo il quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt, la Germania starebbe addirittura barando sul suo debito. Non sarebbe di 2.000 miliardi di euro, ma di ben 7.000 miliardi, considerando le spese per le pensioni, la sanità e l'aiuto alle persone non autosufficienti. Una tale cifra farebbe schizzare il rapporto debito-PIL tedesco dall'85% al 185%. Per intendersi, quello italiano è al 120%, quello greco al 186%. Il debito pubblico della Germania, dice ancora Juncker, è preoccupante, una verità che in Germania nessuno vuole sentire. Ma ce n'è anche per la Francia. Per molti analisti, se per la crisi greca dovesse aiutare le proprie banche piene di titoli tossici ellenici, il suo debito PIL schizzerebbe al 130%. Da 10 mesi, con quello italiano, ben 6 governi su 17 sono cambiati a causa della crisi. Basterà?